Buongiorno a tutti, buongiorno, sono Mauro Monticelli della Compagnia Teatro del Drago di Ravenna e in occasione di Arrivano dal Mare, Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure, abbiamo pensato di avere con noi una serie di ospiti molto graditi, burattinai giovani, burattinai meno giovani, burattinai di lungo corso. Oggi abbiamo a che fare con un burattinaio giovane, di spirito, burattinaio di lungo corso, che è Paolo Commentale, che lo vediamo appunto ripreso. Buongiorno Paolo! Ciao, ciao Mauro e ciao a tutti! Buongiorno Pulcinella! Ciao, ciao, ciao a tutti! Buongiorno, buonasera e buonanotte! Bravo, bravo Pulcinella! Ecco, allora abbiamo visto, quindi oggi abbiamo due ospiti, uno che è veramente un ospite, verrebbe da dire, senza offesa, vecchio, vecchissimo, antico, Pulcinella. Paolo, parlaci un attimo per favore di Pulcinella, dici due cose. Ma io non posso parlare di Pulcinella senza accennare alle persone che mi hanno sostenuto, mi hanno aiutato, mi hanno seguito nell'incontro con questa maschera straordinaria, che ha una ricchezza di vita inesauribile. Questo è un vecchio burattino, era quello che usava Nunzio, il maestro di Bruno Leone, che poi è finito nelle mie mani. E questo è un burattino molto bello, perché è molto molto antico, ma è straordinariamente animato, sembra che abbia proprio una vita propria, perché forse il sentimento più profondo del nostro lavoro è pensare questa grande follia che questi oggetti inanimati siano in realtà animati. E se questo è il Pulcinella di Nunzio, questa è la sua pivetta, questa è l'antica pivetta di Nunzio, vedete, lui lo teneva le Paolo, scatole. Paolo, scusa, che cos'è la pivetta? Hai ragione, la pivetta è un sottile fischietto, anticamente si faceva di alluminio, adesso si può fare di argento, d'oro, addirittura di alluminio, insomma allora di ottone, e questa pivetta serve a dare la voce a Pulcinella, quella voce che avete sentito, che c'ha questa doppia caratteristica, una voce molto sonora e anche molto comica, cioè una voce che richiama il pubblico. È un po' il segreto della commedia dell'arte. Qual è il segreto della commedia dell'arte? Qual è il segreto delle maschere? Il segreto delle maschere di Pulcinella è che con mezzi semplici e ingegnosi ottengono dei risultati straordinari. Noi parliamo di un tempo in cui non esisteva amplificazione, non esistevano amplificatori, non esistevano effetti speciali. Quindi Paolo, solo la... scusami, questo è l'amplificatore naturale di Pulcinella, quindi. Bravo. Scusami, ti interrompo ancora, ma una volta mi pare di ricordare, io paradossalmente ti faccio una domanda, ti chiedo che cos'è la pivetta, anche perché non siamo tutti professionisti, ci guardano anche persone che probabilmente non sanno molto di teatro di burattini e marionette. Una volta era il segreto di Pulcinella questa pivetta, nel senso che i guarattellari o guarattellisti cercavano di non farlo vedere, anche perché temevano di essere copiati. È una cosa che ricordo sbagliando o era così? No, è esattamente così. Questo rientra nelle antiche regole di un mestiere antico e raro, molto raro. Una parte era la pivetta. Anticamente i pupari bruciavano i copioni che erano la loro grande ricchezza, non potevano passare in mani diverse da quelle della famiglia, e pur di non darli ad estranei, loro erano disposti a bruciare i copioni che erano la loro ricchezza. Quindi era un mondo chiuso, era un mondo antico legato da leggi arcaiche. Noi siamo una generazione nella quale è entrato il fascino dell'arte, il fascino del teatro, e poi siamo una generazione che ha sempre condiviso tutto. Noi abbiamo sempre pensato che i successi potevano essere collettivi o comuni. Abbiamo aperto.
Non ho capito la domanda, diciamo, diciamo che abbiamo aperto la conoscenza, la condivisione delle cose che facciamo, teniamo un po' di meno questi segreti per noi. Sì, diciamo che, Paolo? Sì, diciamo che è così e che questo corrisponde a una visione politica che noi avevamo. Io sono un po' figlio degli anni 70, quando io andavo all'università esistevano solo riunioni di collettivo, non esisteva altro e l'unica cosa che ci interessava era trasformare la società. Diciamo... Ti faccio una domanda ancora, Paolo, scusami. Io ho un ricordo, innanzitutto, sono due o tre domande. Ricordo innanzitutto quando ti incontrai le prime volte, ti vedevo da Rivano dal Mare nelle prime edizioni a Cervia, ed arrivavi col furgone con dentro una lambretta con un tuo collega burattinaio. E quindi parlo veramente di non so quanti anni fa, forse di oltre 35 anni fa, forse nell'80, nell'81. E assieme a questo, quindi questo ricordo, immagino che lo ricorderai anche te questo. E poi ti volevo chiedere ancora, sì. Io ho visto sempre un'immagine che mi ricollega alla tua storia, è l'immagine del tuo logo, Pulcinella e un trullo. Mi sbaglio? No, no, è così. Sai, io sono un po', mi ritengo un po' un apolide. C'è una bellissima poesia di un poeta che dice: la mia bella patria è dove l'erba trema, dove l'erba è mossa dal vento. Ti dico un apolide perché io sono, diciamo, di origini napoletane. Mio padre e mia madre erano napoletani ed erano completamente immersi nella cultura napoletana. Però poi per i casi della vita sono andati a Bari e io mi sono trovato a nascere a Bari con grande disdoro di mio padre che era preoccupatissimo di questo fatto. Essendo nato a Bari, avendo apprezzato tante cose di questa terra che mi ha accolto, nella quale io sono nato, che è proprio quella che tu dici del trullo, cioè questi grandi tramonti, questa luce bellissima, questo tavoliere, no? La Puglia ha una luce bellissima perché è una terra piatta di fronte al mare, come la Provenza. E la Provenza in Francia è la terra dei grandi pittori, anche la Puglia è la terra anche dei grandi pittori, una terra meravigliosa. Io ho pensato di fare il mio piccolo segno, di creare in questa terra che non aveva una tradizione teatrale la faccia, l'immagine di Pulcinella. Non potevo farlo da solo, ho pensato a farmi aiutare da questo grande artista genovese, ma in realtà Luzzati è un artista del mondo, come tutti gli artisti, che disegnò questo trucco di sua volontà. Lui mi disse: ma tu hai questa passione per Pulcinella, se sei nato a Bari? E gli ho spiegato un po' quelle che erano un po' le origini della mia famiglia. E allora lui, che ha capito tante cose, ha disegnato questo trullo. E quindi Pulcinella prende casa in Puglia, tra i trulli, tra il mare, tra gli ulivi. È un modo per parlare di questa maschera straordinaria e per sottolineare il suo sentimento del mare. Pulcinella ha una cosa straordinaria che è una caratteristica solo sua. Avere questo sentimento del mare, che vuol dire la vicinanza ai porti, e quindi Pulcinella può essere a ovunque, a Marsiglia, dappertutto, in ogni posto dove a Patrasso, certo. In ogni posto del mare c'è Pulcinella. Senti Paolo, ma quindi tu adesso in questo momento preciso dove sei? Vedo che sei seduto nella platea del tuo teatro, immagino. Io sono seduto nella platea del teatro, adesso se voi volete venire con me vi faccio vedere questo spazio. Intanto che tu fai vedere io dico che praticamente siamo sull'asse Adriatica, quindi c'è la casa delle marionette di Fagiolino e la casa di Pulcinella, quindi occupi, mi pare, l'Arena della Vittoria a Bari, quindi un luogo molto importante, credo. Sì, è un luogo storico della città. Questo è stato lo stadio della squadra di calcio e poi è stato il luogo dove sono venuti gli albanesi il 9 agosto del 91, quindi è stato il posto dove sono stati reclusi gli albanesi, qui la prima volta, il primo grande esodo che c'è stato con la nave Vlora. E quindi è un posto che è denso di storia, cultura, è un posto vicinissimo al mare, è un posto dove mi piace che ci sia questa casa di Pulcinella, sai? Ecco, al di là dello spettacolo, sai,
spettacolo viene, va, lo spettacolo può riuscire bene, può riuscire male, però la cosa importante, io ho sempre pensato, e questo mi ha aiutato, da tutte le persone che lavorano, che hanno lavorato con me, io voglio ricordare almeno Natale Panaro, che è questo straordinario realizzatore di burattini, ha fatto questo burattino sui disegni Luzzati, e quindi se non si ha un gruppo è difficile creare un teatro. Noi abbiamo creato questo teatro perché siamo riusciti a fare un po' il gruppo, e questo è un merito sicuramente un po' di tutti noi. Venite, venite. Bene, bene, ti seguiamo. Allora, questi sono alcuni dei burattini, magari molto semplicemente ve li posso illustrare. Quanti, che belli! Sì, ecco, questi sono dei burattini per uno spettacolo dedicato a Don Cristobal, che è questo testo di Federico García Lorca. Sono dei burattini, come vedete, un po' diversi dagli altri perché non sono dipinti, sono fatti sempre da Natale Panaro su legno grezzo e sono disegnati da un grande artista, da un grande scenografo proprio di Ravenna, che ha lavorato tanto a Ravenna, Ezio Antonelli. Che conosciamo bene, sì, certo. Esatto. Questi sono, sono fatti molto tempo fa, considera che Don Cristobal è dell'87, un po' di tempo fa. Forse Mauro, tu non eri ancora nato allora. Magari. Questi sono altri burattini, vedete, sono fatti da Natale Panaro, sono di un castello misterioso, Pulcinella nel castello misterioso, è un po', sono i vari fantasmi. E se pian piano solleviamo l'immagine, vedete, quelli sono dei burattini fatti sempre da Natale, ma sugli smilti di Emanuele Luzzati. Sono dei burattini con i quali abbiamo fatto una piccola opera lirica, La Cecchina, e quelli sono alcuni personaggi, e quello è l'autore della Cecchina, questo compositore barese, Niccolò Piccinni, nato a Bari e poi morto a Parigi. Parliamo del compositore tra il 700 e l'800, è morto proprio nell'800, nel 1800. Ed è interessante Piccinni perché nelle memorie di Mozart, quando Mozart sbarca giovane così provinciale nella capitale del bel canto a Parigi, l'unico artista famoso, l'unico musicista famoso che lo aiuta è proprio Piccinni, è proprio Niccolò Piccinni. E Mozart lo scrive nelle sue memorie, e credo che qui ci sia la traccia migliore dello spirito pugliese, cioè il fatto di essere altruisti, di essere generosi e di essere anche capaci di accogliere sempre e comunque. Andiamo. Bene, Paolo, ti faccio una domanda, scusa, ma vedo un po' di diavoli. Sì, ce ne sono tantissimi. Ce ne sono tantissimi. Hanno a che fare con Pulcinella, per esempio, durante gli spettacoli, la morte, il diavolo. Sono tutti personaggi. Certo, sono tutti sono bellissimi. Particolarmente e che spaventano tanto i bambini. Infatti, come vedi, i burattini sono esposti a livello dei bambini, in modo che sì. I bambini vengano e vedano questi personaggi che li fanno spaventare, li fanno preoccupare, li fanno agitare. E vedo che c'è una vasta gamma di scheletri, di morti, sì, ma anche di sì, diavoli. Ma queste sono di mani diverse, no? Scultori diversi o sempre Natale Panaro? E in gran parte sono tutti di Natale. C'è qualche piccola presenza che mi fa piacere avere. Per esempio, questa morte gialla con gli occhi verdi è stata fatta da Maletti, da Cesare Maletti. Che bello. Perché sai, un legame, come tu riconoscevi, c'è cioè un legame molto profondo tra Adriatico e Adriatico, sì, a Bari, sì, la piazza del Ferrarese, il dipinto del Petruzzelli ricorda quando i veneziani salvarono Bari dall'assedio dei turchi, e il Politeama Rossetti di Trieste è fatto a immagine e somiglianza del Petruzzelli di Bari. Ecco, quindi sono dei legami profondi tra l'Adriatico da nord a sud, e sono dei legami che noi nel nostro piccolo cerchiamo di mantenere. Sì, certo, sì. Avanti. Poi in realtà
Io conosco Cervia e il Festival di Cervia, Ravenna, la vostra famiglia dal 1982. Ma è passato molto tempo. Senti Paolo, dunque, allora, la prima cosa è ti chiedo se puoi, ma anche perché abbiamo sicuramente qualche bambino che ci guarda, provi un pochino, ci fai vedere due cose di Pulcinella. Poi ti volevo chiedere una cosa, ho sentito parlare, credo, di un vostro impegno anche a portare fuori in luoghi di grande disagio il teatro. Non so, ho sentito parlare di Teatri Senza Frontiere, so che si svolge durante i vari anni a cadenza, diciamo, annuale, che partite, fate dei viaggi. Ora, prima voglio sentire Pulcinella, dopo se mi dici due cose di quello. E guarda, qui c'è questa parte, sì sì certo, qui c'è questa parte più straordinaria di Pulcinella, che è quella col cane. Questa è una parte interessante, perché sembra che la tradizione voglia che ogni nuovo burattinaio si cimenti con la parte di Pulcinella del cane. La fece Bruno di fronte a Nunzio, poi chiesero di farla io di fronte a Pino, a Nunzio e a Bruno e a Salvatore, che sono nomi di burattinai, e tutti quanti sbagliamo. Tutti quanti sbagliamo, perché facciamo la voce del cane così. Invece, secondo la logica dei burattinai, la voce del cane dovrebbe essere fatta sempre con la pivetta. E qui c'è l'avventura di Pulcinella. Bravo Paolo, eccetera, eccetera. Vedo del grande ritmo, che è una cosa molto bella. Diventa praticamente musicale a vedere dal vivo il burattinaio senza il suo paravento, e quindi è veramente, è proprio spettacolare. Mi dà subito il senso dell'arte di questo teatro tradizionale, che è basato davvero su questa capacità manuale, il sincro tra la voce. Lì c'è anche la difficoltà, tra l'altro, della pivetta, che è uno strumento che va capito, appreso, va imparato e va gestito. Quindi complimenti Paolo. Guarda, io generalmente faccio, quando guardo Pulcinella parla Pulcinella, no? Quindi poi quando guardo l'altro personaggio, in questo caso la mano è nuda, io cerco di dare interpretazione, anima all'altro personaggio, e quindi si muove la testa, no? Da un lato, questo me lo spiegò un po' Franco Perrelli, che è un professore che ha lavorato tanto al DAMS di Torino, al DAMS di Torino, e in più devo dirti che entrano in gioco anche le gambe, e questo fatto delle gambe me lo ha spiegato Alfonso Cipolla, che è un altro grande conoscitore del mondo dei burattini, delle marionette, conoscitore. Chiediamo di far sì qualcosa per cui siamo coinvolti completamente come corpo. In realtà si muovono solo i personaggi, in realtà siamo mossi, sì, in modo integrale. Esatto. Se vuoi, un grande rito, questo lo considero un rito, e poi soprattutto ci sono delle cose, delle tecniche, del mestiere, che piano piano le fai diventare tue, te le modifichi, riesci ad avere un tuo modo di lavorare, e verbalmente è anche difficile trasmetterlo e spiegarlo a qualcuno che vuole imparare. È molto più facile che un giovane, seguendo un burattinaio, impari guardando poco per volta.
di solito è di più, credo che sia di più il guardare ed ascoltare che non farselo spiegare verbalmente. Poi ognuno dopo, come hai fatto te Paolo, credo che tu penso che sia una persona, un burattinaio, che tu abbia molto da insegnare, perché tu stesso hai imparato moltissimo, hai acquisito una serie di nozioni che ti servono per essere un grande burattinaio. Bene. Senti, no, una cosa sola, Mauro. Dimmi. Due cose. Qui ci sono altri diavoli, vedi? Questi sono, in particolare, questi tre sono proprio disegnati da Luzzati. Questo, belli. Questo e quest'altro. E la cosa interessante, gli altri sono stati fatti tutti disegnati e, diciamo, realizzati da Natale Panaro. La cosa interessante di questi diavoli è che, vedi, Luzzati ha usato un po' molto gli acquerelli e quindi era difficile fare il segno, queste orecchie particolari, vedi, che sembrano orecchie di un pipistrello. Certo. Con queste cose. Queste corna tutte attorcigliate, capito? O queste espressioni molto, sai, molto tristi, molto malinconiche. Questo diavolo che, sai, sembra proprio... È un volto, un povero diavolo, ecco. Questo certo, è un povero diavolo. Un povero diavolo. Senti, no, un'altra cosa ti volevo far vedere, se abbiamo ancora un attimo di tempo. Sì, possiamo, vai tranquillo. No, tu mi hai parlato di Teatri Senza Frontiere e questa è un po' l'esperienza che abbiamo avuto. Questi sono dei burattini del Kenya. Noi siamo stati in Kenya recentemente con i nostri amici di Teatri Senza Frontiere, un'idea che nasce da Marco Renzi, e quindi lui raccoglie intorno a sé tutto questo nucleo di artisti che fanno questi spettacoli in questi luoghi un po' dimenticati. Questi sono burattini fatti da questo artista di Nairobi ed è interessante anche la cultura, vedi? Sono molto belli. Sì, vedi, nella loro cultura, se poggio un attimo Pulcinella ma non mi dimentico di te, vedi, qui c'è questo discorso della loro cultura per come si rappresenta l'età, no? Per noi l'età alle volte è un problema, invece per loro l'età è una straordinaria opportunità. Queste sono tre donne e in pratica la figlia, la madre e la nonna. Qual è la differenza? Che sono teste molto grandi. Queste richiamano l'idea che diciamo l'età ti rende la testa molto grande, capisci? Sì, sì, sì. La loro cultura, vedi, sono personaggi interessanti perché ti fanno capire come per loro diciamo l'età è qualcosa che arricchisce profondamente se stessi, ma specialmente gli altri, perché ti guardano con attenzione, con maggiore attenzione. Certo. Vorremmo fare un cappuccetto nero, vorremmo fare la storia di Cappuccetto Rosso, con dove il lupo è un leone, dove Cappuccetto Rosso, la madre e la nonna, e dove il cacciatore è uno sciamano, vedi? Per loro questo è il personaggio nel quale tutto si risolve, uno sciamano. Ed è interessante vedere anche come sono fatte le dita della mano, vedi? C'è una cultura molto interessante che, come dire, ci richiama alla, come dire, all'universalità di quest'arte. Certo. E quindi questa è un'occasione che abbiamo avuto di avvicinare il nostro mondo al mondo africano, in questo caso, di essere arricchiti e di provare anche poi a portare qualcosa di utile. L'ultimo viaggio l'abbiamo fatto in Brasile, l'abbiamo fatto a Sao Paolo. E com'è stato come viaggio? Il pubblico, diciamo, voi avete fatto laboratori, avete lavorato con i bambini sia in Africa che in Brasile. Quindi come funziona? 15 giorni, 20 giorni di lavoro intenso, di vita e di lavoro con i bambini, quindi a livello di laboratorio, di spettacolo, è così? È proprio così, è un laboratorio intenso. Per avere dei risultati devi avere appunto un 2 settimane di tempo per poter stare con loro. Sì. I bambini sono uguali in tutte le parti del mondo. Sono d'accordo con te. In queste parti del mondo in particolare ne hanno molto bisogno, perché sono bambini abbandonati. Ecco, magari il Teatro Senza Frontiere porta una mostra fotografica, se ci possiamo avvicinare. Questa è una foto che rappresenta abbastanza bene il mondo che abbiamo incontrato. Sì, bellissima. Una maestra
che porta il suo bambino perché non può lasciarlo, non so dove lasciarlo, e qui c'è la sua allieva, la sua scolara, e qui loro cercano in qualche modo di fare lezione. Sai, certo. Sono mondi particolari. Sì, che sì, devono... sì, sì, sì. Beh, credo che Paolo, penso che per un artista, diciamo che occidentale, andare in luoghi tipo l'Africa, rivitalizzi, ridia un senso al nostro modo di lavorare, al teatro in generale, e anche volendo alla pedagogia, il fatto di lavorare e di mettere il nostro genere di teatro al servizio anche dell'infanzia e dei bambini. Quindi penso che sia, una cosa veramente eccezionale, un'opera che si dovrebbe fare, conservare, ampliare addirittura. Sì, guarda, il teatro è sempre servizio. Io sempre, ti ripeto, appartengo a una generazione nella quale ha sempre pensato al teatro come a un servizio. In fondo il teatro è proprio la struttura fisica del teatro, il palcoscenico, sono un servizio per la comunità, no? Sicuramente. Quindi... questo è, in particolare in questi posti il servizio diventa ancora più importante. Certo. Abbandonati, sai, ecco, bisogna entrare in questo mondo con molto rispetto, perché ti avvicini a una cultura straordinaria che alle volte noi non siamo in grado di capire, prima ancora di conoscere, non riusciamo nemmeno a comprendere alcune cose. Per esempio, questo enorme rispetto che loro hanno per le persone anziane, che non verrebbero mai lasciate da sole. Certo. E rispetto che loro hanno in alcune culture anche per la figura femminile, perché la figura femminile è fonte di vita, quindi società matriarcali tutte legate, certo. Quindi insomma sono cose sono una serie di valori che noi sentiamo sempre parlare di valori, sono i valori che nella società contemporanea, moderna, occidentale, sono andati via via perdendosi in modo quasi definitivo, e quindi ogni tanto, cioè, è questo il senso, ricordarselo e andare nei luoghi dove sono ancora veramente così puri per questo. Guarda Paolo, io direi che a me piacerebbe stare ancora 2 ore a parlare con te, ma ovviamente bisogna che noi ci fermiamo, perché questa registrazione diventa troppo lunga per il web, ma i contenuti che ci sono contenuti frizzanti, sono contenuti che sono certo che il nostro pubblico avrà apprezzato sicuramente. Poi ti dico un'altra cosa ancora, poi chiudiamo questa nostra linea. Adesso purtroppo in questo periodo siamo costretti ad essere filtrati attraverso la tecnologia, ma spero di rivederti presto ad Arrivano dal Mare, quindi a Ravenna, all'Almagià, sul canale Candiano, sempre sul nostro asse adriatico, e quindi ti aspettiamo per il prossimo festival, che arriverai in modo concreto, ancora col mezzo, col furgone, e ti aiuteremo a scaricare il materiale sul palcoscenico, a fare le luci, cosa che non si può fare quest'anno perché è tutto virtuale. Va bene? Allora io saluto Paolo, saluto Pulcinella, saluto Anna Chiara che si è prestata a fare... Noi abbiamo cambiato tutto il nostro modo di lavorare, mentre Anna Chiara è un bravissimo tecnico, è un bravissimo, bravissima burattinaia, qui si trova a fare il cameraman, così come io sono burattinaio mi trovo a fare lo speaker, abbiamo cambiato tutto. Bene, grazie mille. Amici. Ciao! Vi saluto e vi ciao. Aspetto allora. Grazie mille. Ciao Pulcinella. Ciao. 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 Ciao.